sicuramente per noi attori e musicisti, ma soprattutto per condividere, perché poi alla fine il teatro è condivisione, il teatro ci permette di vivere un sogno insieme, anche di uscire, magari creare dei dibattiti, parlare, riflettere e poi anche sognare. Quindi finalmente il sogno è ricominciato. Lui era, si dice, un uomo burbero, però un uomo appunto sicuramente dove la sua grande passione, il suo grande amore era la musica. Lui appunto ha sempre avuto questi amori impossibili, probabilmente perché inconsciamente c'era spazio solo per la musica, però poi le viveva queste passioni, sempre però con donne magari sposate, donne con cui poi non poteva realmente costruire qualcosa. E quindi in questo spettacolo raccontiamo però questa musa, che oltre ad essere la musa di Beethoven, in realtà è una donna molto innamorata di lui e che alla fine è capace di prendere il meglio da quest'uomo, dal suo genio, e accontentarsi anche di un amore, se vuoi, imperfetto e di vivere invece una bolla di perfezione che dura pochi attimi. Attraverso questa musa, che poi è una musa immaginaria, nel senso che attraverso un po' quello che sappiamo della sua vita, questa scrittrice ha voluto creare questa musica, questa musa, condividerla col pubblico proprio per raccontare invece la difficoltà di vivere l'amore di Beethoven e di come la sua grandezza poi si esprimesse realmente soltanto attraverso la musica. In questo spettacolo poi appunto è intervallato dai pezzi più conosciuti di Beethoven, da Davide Alogna, questo violinista fantastico, e anche al piano il fantastico Giuseppe Gullotta, con cui abbiamo appena fatto le prove. È stato bellissimo. Io mi emoziono ogni volta raccontando e al tempo stesso lasciandomi travolgere dalle note di questo genio.